Raptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charana Ravinda Unanavasya Vande Guru Shri Mahaprabho Kirtana Nitya Gitam Vaditramadhyan Manasurasena Prabho Romancha kampa shutaranga bajo Vande Guru Shri Charana Ravinda Vigrara dana nityanana Shingara tanmam diramarjanado Yutasya bhaktam chaniyunjatopi Vande Guru Shri Charana Ravindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Tripta Haribata Sangha Kritvaiva Triptin Bhajador Sadaiva Vande Guru Shri Charana Ravindam Shri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lera Gunarupanamna Davayora para Madhurya Lela Pratikshana Svadana Lalupasya Vande Guru Shri Charana Ravinda Pratikshana Svadana Lalupasya Vande Guru Shri Charana Nikunja Yuno Ratikeli Siddhyair Yayali Viryo Tira Bhikshaniya Jai Prabhupada Atrati daksha dati vallabhasya Vande Guru Shri Charana Ravindam Sakshadaritvena samasrashasrair Rutastata bhavyata eva sadvi Kim
tu pramorya priya eva dasya vande guru shri charana ravindam Yasya prasada Bhagavad prasado Yasya prasada nagati kutopi Yasya prasada Bhagavad prasado Yayam suvam tasyaya shastri sangam Vande Guru Shri Charanaravinda Dhyayantu Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Charanara Jai Prabhupada Vande Guru Shri Charanara Vindam Vande Guru Shri Charanara Vindam Charanara Vindam Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyatyade Satarine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyatyade Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhatta Vinda Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Parvata Vena Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Parvata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Jai Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Gariba, 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 Gariba. Radha Ramana Radha Ramana Radhe Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jai O Radha Ramana Radha Ramana Radhe Ramana
Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Dayom Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Stottara Sada Shri Srimad Abhai Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Iskon ABBT Sanstapa Kacharya Srila Prabhupada Ki Jai Dayom Vishnu Pada Paramahamsa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahamsa Srila Gorki Sor Das Babaji Maharaj Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahamsa Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahamsa Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Sad Goswami Prabhu Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Ridas Thakur Ki Jai Premsekau Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhatta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Shri Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Yamuna Mai Ki Jai Shrimati Tulasi Maharani Ki Jai Shrimati Bhakti Devi Ki Jai Pratistacharya Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Gauranitai Ki Jai Shri Shri Radha Ramanji Ki Jai Shri Giriraj Govardhan Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yagya Yuga Dharma Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yagya Yuga Dharma Ki Jai Trascendentale produzione e distribuzione della letteratura di Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Tutte le glorie ai devoti riuniti Tutte le glorie ai devoti riuniti Tutte le glorie ai devoti riuniti Tutte le glorie a Sri Guru, Sri Goranga, Srila Prabhupada Ki Namaste Narasingai Ad alad daine pralad Sadayaine Hiranyakashi Purvakshayai Shila tankam nakalaye Shila tankam Ito nishingo parato nishingo Nishingo parato nishingo Yato yato yamitato nishingo Bahe Nishingo Ridaye Nishingo Bahe Nishingo Madim Charanam Prapadye Nishingo Madim Savakara Kamalavare Naka Aguta Singa Dalita Hiranyakashipu Danubinga Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadishare
Jai Jagadishare, Jai Jagadishare, Navakara Kamalavare Naka Sabuta Shinga Hiranyakashipa Sanubinga Keshavadita Narahari Rupa Avakara Kamalavare Naka Madhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubinga Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadishare Jai Jagadishare, Jai Jagadishare, Jai Rishikade, Rakamalabare, Nakama Bhuta Shinga. Anubinga, Keshavadita, Narahari Rupa. Nishingade, Jaya Nishingade. Nishingade Jaya Nishingade 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 Jaya Nishingade Jaya Nishingade Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Vigna Vinashini Shinga Bhagavan Ke Bhatta Pravar Shri Prahlad Maharaj Ki Do Premanande Tulasi Krishna Prayasi Namo Namaha Radha Krishna Seva Prabhu हे अभिलाषी जे तुम्हारा
sarnalo taravansa purnahoi. Kripa kori korotare Vrindavana vasi. Morae abilas, bilas kunje diovas. Nayane heri bosada jugala rupa rasi. Eni vedana dharo Sakira nugata koro. Sevaya adhikar diye koro nija dasi. Dina Krishna dase koi e je namura hoy. Dina Krishna dase koi e je namura hoy. Si Radha Govinda preme sada dina vasi. Shri Radha Govinda Preme Sada Jena Vasi. Namo Namaha Tulasi Krishna Preyasi. Namo Namaha Yani Kani Japa Pani Brahmatyadikani Sa Tani Tani Pranashanti Pradakshinam Pade Pade. Thank you.
Hare Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Ram Ram, Hare Hare Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Jaya Vrinda Devi, Jaya Vrinda Devi, Vrinda Devi, Jaya Vrinda Devi. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Vrindaye Tulasi Devaye Priye Keshavasya Sa Vishnu Bhakti Prade Devi Satyava Te Namo Namaha. Goswami Prabhu Ki Jai. Offriamo i nostri rispettosi omaggi ai sei Goswami di Vrindavana, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami e Sri Gopal Bhatta Goswami, che sono molto esperti a studiare attentamente tutte le scritture rivelate allo scopo di stabilire gli eterni principi della religione a beneficio dell'umanità intera. Essi sono dunque onorati in tutti e tre i mondi e tutti possono prendere rifugio in loro, perché essi servono Sri Sri Radha e Krishna assorti nel sentimento d'amore delle gopi. Sri Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Da Nettera della Devozione, i fattori che stimolano il servizio offerto a Sri Krishna.
un devoto espresse segretamente il suo pensiero: che mi sia concessa una goccia soltanto della misericordia di Sri Krishna e io sarò libero da ogni preoccupazione, anche se mi trovassi tra le fiamme o in pieno oceano. Ma privato della sua misericordia incondizionata, anche se diventasse il re di Dvarka, sarei in preda a continue sofferenze. I devoti come Maharaj Parikshit e Uddhava sono situati a livello dell'attrazione estatica, nata dall'affetto che conduce al sentimento di amicizia. Così, quando Uddhava fu libero da ogni contaminazione materiale, vide il Signore e la sua voce si strozzò. Nessuna parola poté uscire dalle sue labbra. Shri Giriraj Maharaj ki jai. E con lo sguardo abbracciò il Signore. Alcuni saggi di grande conoscenza dividono questo amore statico in due gruppi, quello dell'addizione e quello della sottrazione. L'amore del devoto che non può gustare direttamente la presenza del Signore nasce dalla sottrazione. Colmo di questo amore, il devoto fissa il pensiero sui piedi di loto del Signore e desidera ardentemente conoscere ciò che riguarda le sue qualità trascendentali. In realtà, la sua prima preoccupazione sarà quella di ottenere la compagnia del Signore. Un passo del Nishima Purana illustra questo amore statico quando descrive il carattere del re Isvaku. Il re Isvaku provava per Krishna un affetto così grande che si innamorava di una nuvola scura, di un cervo nero, degli occhi neri del cervo e del fiore di loto, che è sempre paragonato agli occhi del Signore. Lo Srimad Bhagavatam 10.38.10 rivela con queste parole i pensieri di Yakurura: poiché il Signore appare per alleviare il mondo dal suo pesante fardello ed è ora visibile a tutti della sua forma personale e assoluta, non è forse la più alta perfezione per i nostri occhi vederlo così manifestato? Nettare della devozione ki jai. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Lista delle 10 offese da evitare durante il canto del Maha Mantra. Per offesa si intende ogni atto mentale, verbale o fisico che ostacola il progresso spirituale del devoto. Ingiuriare o criticare un devoto che ha dedicato la sua vita alla diffusione del canto dei santi nomi del Signore, mettere il nome degli esseri celesti come Shiva o Brahma sullo stesso piano del nome di Vishnu o crederli indipendenti da esso, trascurare l'istruzione del maestro spirituale, bestemmiare le scritture vediche o gli altri scritti che le sostengono, considerare immaginarie le glorie del Maha Mantra, interpretare i santi nomi del Signore, compiere coscientemente atti colpevoli contando sul canto del Maha Mantra per annullarne le conseguenze, considerare il canto del Maha Mantra uno dei riti propiziatori, parlare delle glorie del Maha Mantra ai non credenti, non avere una fede totale nel canto dei santi nomi e rimanere attaccati alla vita materiale anche dopo aver compreso gli insegnamenti del maestro spirituale. E anche da considerarsi un'offesa il canto disattento. Chiunque si consideri un Vaishnava deve guardarsi attentamente dal commettere queste offese se vuole ottenere presto il fine desiderato della vita, Krishna Prema. Sri Harinama Maha Mantra ki jai. Cioè, Kirtan 12 ore oggi. Sri Harinama Maha Mantra ki jai. Offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava, devoti del Signore, che sono come alberi dei desideri, perché possono soddisfare le aspirazioni di ognuno e sono pieni di compassione per tutti gli esseri condizionati. Jai Giriraj Maharaj. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I piedi di loto del nostro maestro spirituale sono la dimora del puro servizio devozionale. Mi inchino a quei piedi di loto con grande cura e chiaramente e per la grazia del maestro spirituale che noi possiamo superare questa esistenza materiale e ottenere la misericordia di Krishna. Fa che gli insegnamenti provenienti dalla bocca di loto del maestro spirituale diventino tutt'uno col tuo cuore e non desiderare altro. L'attaccamento ai piedi di loto del maestro spirituale è il modo migliore per avanzare spiritualmente. Per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione spirituale sono soddisfatti. Colui che mi ha dato il dono della visione trascendentale è il mio Signore vita dopo vita. Per la sua misericordia la conoscenza divina si rivela nel cuore. Da lui si ottiene la prema bhakti e da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche ci cantano le sue glorie. O maestro spirituale, oceano di misericordia e amico delle anime cadute, tu sei il Signore e la vita stessa di tutti in questo mondo. O Maestro, sii misericordioso e ponimi all'ombra dei tuoi piedi di loto.
possano le tue glorie diffondersi nei tre mondi. Srila Prabhupada ki jai. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Bando Mui Savadana Mate Bando Mui Savadana Mate Yahara Prasade Bai E Bhavatariya Jaya Yahara Prasade Bai E Bhavatariya Jaya Krishna prapti ohoi jaya hoi ti Krishna prapti ohoi jaya hoi ti Padma Vakya Chitite Koriya Vakya Guru Mukha Padma Vakya Chitite Koriya Vakya Arana kori o mani hasha Arana kori o mani hasha Charane rati siyuta magati Sri Guru Charane rati siyuta magati Prasade pure sarva asha Prasade pure sarva asha
e prasade pure sarva. Danna di loge, janme janme prabhu se. Chakku danna di loje, janme janme prabhu se. Vive gyanari de prakashito. Vive gyanari de prakashito. Prema bhakti aoite avidya vinashayate. Prema bhakti aoite avidya vinashayate. Vede gahaya racharito. Vede gahaya racharito. Sikoro karuna sindu adamarjana rabandhu. Sikoro karuna sindu adamarjana rabandhu. Lokana lokera jivana. Lokana lokera jivana. Tripovana, bebe a zagusho tripovana, papai de la la sarana, jaya Prabhupada, 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 jaya Prabhupada. 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 Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschacchadi Satarine. Bhaktavrinda
Sata Gadadara Srivasati Gaur Bhakta Vrinda Krishna, Krishna, Hari, Hari, Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari, Hari. Shout
Govinda, Hari Purusha, Namaha.
Madana Manohara Kali Adamana Vidana Kali Adamana Vidana Amala Harinam Amiya Vilasa Hamala harinam amiya vilasa Vipina purandara navina nagara bara vamsi vadana suvahasaya Raja japalam Asura kulana sana rajana palana asura kulana nanda godana rakovala nanda godana govinda madhava navanitya taskara govinda madhava navanitya taskara Sundara Nanda Gopala Sundara Nanda Gopala Yamuna Tata Chara Gopi Vasanahara Rasa Rasika Kripa Mohoya Yamuna tata chara gopi vasanahara Rasa rasika kripa mohoya Sira davallabha vrindavana natabara Sira davallabha vrindavana natabara Bhakti Vinodastraya Bhakti Vinodastraya Yasomati Nandana Vrajabara Nagara Gokula Ranjana Kahana Hamala harinam amiya vilasa Govinda madhava navanitya taskara Sira davallabha vrindavana natabara Bhakati vinodasraya Bhakati Vinodasraya Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhi Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Yeah.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Padaki jai jai Radha Madhava Kunja Bihari jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Giribada Dari Gopijana Ballabha Giribada Dari Jasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Prajajana Ranjana Amunati Hiravana Chari Amunati Hiravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Giribada Dari Gopijana Ballabha Giribada Dari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yamunati Ravana Chari Yamunati Ravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari
Srila Prabhupada ki jai. Om Gyana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rubhakadamahayam Dadati Svapadantikam Narayanam Namaskritya Naram Chaivo Narutamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta prayesu abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loki Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto quarto, capitolo secondo, Daksha maledice Shiva, il verso e il numero due. Kas tam chara chara gurum nirvairam shanta Vigraham Atmaramam Katam Dvesti Jagato Daivatam Mahat Kastam Chara Chara Gurum Nirvairam Shanta Vigraham Atmaramam katam dvesti Jagato daivatam mahat Kastam chara chara gurum Nirvairam shanta vigraham Atmaramam katam dvesti Jagato daivatam mahat Kastam chara chara gurum Nirvairam shanta vigraham Atmaramam katam dvesti Jagato daivatam mahat Devote. Ka, chi, Daksha, tam, lui, Shiva, chara, chara, del mondo intero, animato e inanimato, gurum, il maestro spirituale, nirvairam, senza inimicizia, Shantavigraham,
che ha una personalità pacifica. Atma Aramam, soddisfatto in se stesso. Katam, come. Dveshti, odia. Jagata, dell'universo. Daivatam, essere celeste. Mahat, il grande. Traduzione: Shiva, maestro spirituale del mondo intero, è libero dall'inimicizia, ha un carattere sereno e trova sempre in se stesso la completa soddisfazione. Tra gli esseri celesti, egli è il più grande. Com'è dunque possibile che Daksha abbia potuto diventare ostile verso una persona così benevola? Traduzione di nuovo. Shiva, maestro spirituale del mondo intero, è libero dall'inimicizia, ha un carattere sereno e trova sempre in se stesso la completa soddisfazione. Tra gli esseri celesti, egli è il più grande. Com'è dunque possibile che Daksha abbia potuto diventare ostile verso una persona così benevola? Spiegazione da Srila Prabhupada. Shiva è descritto in questo verso come Charachara Guru, il maestro spirituale di tutte le creature animate e inanimate. Egli è conosciuto talvolta come Bhutanath, che significa la divinità adorata da coloro che hanno la mente ottusa. Bhuta a volte sta a designare anche i fantasmi. Shiva è incaricato dell'educazione delle persone di natura spettrale e demoniaca, per non parlare degli altri, dotati di una personalità divina. Perciò è considerato il maestro spirituale di tutti, degli sciocchi e degli esseri demoniaci, come pure dei Vaishnava elevati ed eruditi. È affermato inoltre Vaishnava Nam Yata Shambhu. Shambhu Shiva è il più grande di tutti i Vaishnava. Perciò se da un lato egli è oggetto di adorazione da parte degli sciocchi demoni, dall'altro egli è anche il migliore di tutti i Vaishnava, ossia dei devoti, e la sua Sampradaya è definita Rudra Sampradaya. Anche se si dimostra ostile o qualche volta va in collera, un simile personaggio non può essere mai oggetto di invidia. Perciò Vidura, stupefatto, si domandò perché avesse dovuto subire l'invidia, specialmente da parte di una persona come Daksha. Daksha, infatti, non è una persona comune, è un Prajapati, che ha il compito di generare la popolazione dell'universo. E tutte le sue figlie sono molto elevate, soprattutto Sati. La parola Sati significa la più casta. Quando si parla di castità, Sati, moglie di Shiva e figlia di Daksha, occupa il primo posto. Per questa ragione Vidura era stupefatto e pensava: Daksha è una personalità così elevata ed è il padre di Sati. E Shiva è il maestro spirituale di tutti. Com'è possibile dunque che ci fosse tra loro un'inimicizia così grande che Sati, la dea più casta, dovette lasciare il corpo a causa del loro litigio? Traduzione di nuovo. Shiva, maestro spirituale del mondo intero, è libero dall'inimicizia, ha un carattere sereno e trova sempre in se stesso la completa soddisfazione. Tra gli esseri celesti egli è il più grande. Com'è dunque possibile che Daksha abbia potuto diventare ostile verso una persona così benevola? Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim yatkripatamaham bande shigurum dinatarinam pramananda madhavam sicaitannam ishvaram. Hare Krishna. Srila Prabhupada Jai. Ora, Shiva è grande personalità, il più grande tra i Deva,
è anche più grande tra i Vaishnava, viene definito come tale. È una persona di animo sensibile alla quintessenza, cioè se parliamo di animo sensibile e di compassione e di appunto liberalità d'animo, Shiva non ha uguali, perché si prende cura delle persone più degradate. Hare Krishna, Shri Radha Manji Ki Jai. Le anime, quando entrano in questo mondo materiale, si degradano, e si possono degradare parecchio, specialmente a contatto con l'influenza dell'ignoranza. Jaganya Guna Vrittista, la influenza abominevole viene chiamata l'influenza dell'ignoranza. Perché quando l'anima è in contatto con l'ignoranza, e questa ignoranza prepondera sulle altre influenze in modo molto, molto forte, molto accentuato, l'anima entra e nelle specie animali o addirittura anche in specie allucinanti come i fantasmi, i rakshasa, i vampiri, quello che vogliamo, insomma, personaggi veramente terribili, con delle forme terribili, con delle abitudini terribili, con delle pulsioni, con delle tendenze allucinanti. Un rakshasa si nutre di carne umana, un vampiro lo stesso, preta si chiamano i vampiri in sanscrito, preta lo stesso, un fantasma è sempre in una completa costante situazione di ansia, di panico, sono in situazioni difficili, così come gli animali. Anche gli animali sono sempre presi dall'ansia, dal panico, sono cibo per qualcun altro, sono sempre in situazioni difficili, perché jivo jivasya jivanam, sei sempre, quando se tu dovessi girare ed essere il cibo di qualcuno, sarebbe molto, molto difficile star tranquilli, no? Stai sempre attento, e quando un uccellino scende giù, sta sempre attento, perché se c'è un gatto se lo mangia, o un falco o qualcuno, e lo stesso vale per altri animali. Allora, queste situazioni estremamente costrittive per l'anima la pongono in una situazione tale per cui diventa un problema per se stessa e per gli altri, e causa di grandi tragedie, una vita tragica. Shiva non si prende cura di queste persone. Lui diventa un po' il simbolo di queste persone, di questi esseri. Diventa, siccome ha un modo di essere molto semplice, per usare un eufemismo, cioè molto quasi trasandato, lui non ha una casa, vive sotto un albero, si copre di ceneri del crematorio, cioè è così, non ha, ed è per questo che poi vedremo Daksha non è molto contento di lui, ma insomma ha un aspetto veramente che poco ha a che fare con lo splendore dei Deva, con la loro eleganza, con la loro, il loro portamento, la loro ricchezza, la loro opulenza, no? I Deva sono delle forme molto opulente dal punto di vista materiale. Allora questi esseri un po' degradati lo prendono ad esempio, ecco Shiva, adorano lui perché si sentono a loro agio e si sentono, c'è un senso di similitudine con lui. Infatti anche negli anni 60 i fricchettoni, cioè gli hippies, chi avevano come punto di riferimento? Certo, non Ramachandra o Shiva, Shiva Shambhu, tutti a farsi a fumare la ganja o tutte queste robe qua. Allucinarsi, eccetera, pensando che lui fosse il più allucinato di tutti, il sommo allucinato, ecco, insomma, e non è così, perché Shiva può, Prabhupada dice, bere un oceano di veleno quando i Deva e i demoni
hanno frullato l'oceano di latte, la prima cosa che è venuta fuori è questo hala hala, che era un veleno potentissimo, e lui, per evitare, proprio per sensibilità, per compassione verso tutti, per evitare che dovessero soccombere, se l'è bevuto e l'ha trattenuto in gola. Per questo ha un cerchio sul blu sulla gola, e lui si chiama anche Nilakanta, no? Shiva ha questo nome. E quelle gocce che erano cadute poi sono diventate scorpioni, serpenti, tutta sta roba qui, quelle specie tutte velenose. Allora, ma lui può bere un oceano di veleno, gli altri si fanno una pillola in più e li portano all'ospedale, perché è altro che oceano di veleno. E qui si paragonano a lui, credono di seguire le sue orme, ma in effetti quello che lui sta facendo è quello di cercare di dar loro un po' di aiuto, di dar loro un po' di sostegno, di dare loro un po' di guida, perché in qualche modo rimangono connessi a un servitore di Krishna. Poi che loro non lo adorino come servitore di Krishna, e che questa loro adorazione di Shiva possa portarli anche a distruggere la propria posizione materiale, questo è comunque di buon augurio. Shiva vuol dire di buon augurio, di buon auspicio, come Ravana, adoratore di Shiva, e alla fine viene distrutto. La sua posizione è distrutta, ma questo è determinato, questo è positivo, perché viene alla fine ucciso da Ramachandra. Allora, anche se l'adorazione di Shiva da un punto di vista materiale può portare l'adoratore a avere una forma di un effetto boomerang in un certo senso, che alla fine sia deleterio, è comunque in ogni caso positivo, è comunque in ogni caso favorevole, è di buon augurio per questa persona. Per questo Shiva è di buon augurio per tutti, anche coloro i quali lo seguono e che alla fine vanno a incontrare magari un fato o una situazione difficile. Lui protegge tutti, persone che sono come animali. Un altro suo nome è Pashupatinath, il protettore degli animali e di coloro che sono come animali. Il più grande tempio di Shiva è in Nepal e si chiama proprio Pashupatinath, il tempio di Pashupatinath vicino a Bodnath, è un tempio enorme. E lì, anche non comprendendo la posizione di Shiva, i suoi cosiddetti devoti portano e ammazzano animali, fanno di tutto per offrire, un po' come gli adoratori di Kali, gli vogliono offrire un uomo, capito? Ogni tanto cercano di tagliare la gola a qualcuno, offrirglielo, non sapendo che questo non è quello che desidera Kali o Durga, che sono devote di Krishna, come anche Shiva. Però, giusto per tenerli in qualche modo connessi, Shiva accetta questa loro adorazione. Poi lui non è soltanto il guru di questo tipo di persone, questo tipo di esseri, ma anche il guru di persone elevate, di grandi anime. Lui ha la sua sampradaya, la Rudra Sampradaya, che è di cui l'acharya è Vishnu Swami, ed è la sampradaya Sudadvaita, Rudra Sampradaya Sudadvaita, che vuol dire monismo purificato, che è quell'ante, cioè è la prima nell'ordine dei quattro acharya, Vishnu Swami, poi è venuto Shankara e dopo sono venuti Ramanuja, Madhva e Nimbarka. Vishnu Swami è quello proprio che aveva anche instaurato il sannyasi, che poi Shankara ha ripreso e ha fatto le Kadanda sannyasi, ma il sannyasi in origine è della Vishnu Swami Sampradaya, Vaishnava Sampradaya. E questa Suddha Advaita, monismo purificato, fondamentalmente è quello, quando Prabhupada menziona il fuoco, dice il fuoco, il calore, la luce, sono un tutt'uno, benché ci siano degli aspetti separati. Sono tutto fuoco, però tu, una cosa è se prendi il calore del fuoco o la luce, una cosa
se c'è il fuoco addosso, ti bruci, mentre il calore e la luce sono, allora, sono uno e simultaneamente differente, è un principio comunque della unità e simultanea differente, si chiama Psuddha-Advaita, monismo purificato, che poi i seguaci di Shankara hanno capovolto e hanno travisato e l'hanno fatto diventare Kevala-Advaita, no? Vuol dire che sì, se ci sono queste distinzioni tra le energie e l'energetico, il fuoco possono essere solo apparenti perché non ci può essere trasformazione. Invece il fuoco è così, c'è il fuoco in se stesso, c'è la luce del fuoco, c'è il calore del fuoco e sono simultaneamente esistenti e parti della stessa entità ma distinti. Come abbiamo spiegato prima, uno può usufruire del calore e della luce senza dover per questo mettere la mano dentro il fuoco. Però Shankara, che è sempre Shiva, per questo Shiva ha proprio una gamma infinita di servizi fondamentalmente, di mansioni, Shankaracharya, che è sempre un'incarnazione di Shiva, modifica la sua stessa filosofia, che ha come Rudra Sampradaya, la modifica e la rende in Kevala Advaita. E questo perché? Per dare la possibilità anche a quelli vogliono bearsi nel credere di poter essere Dio e di avere anche loro quella facilitazione. Shiva e Asutosh, qualsiasi cosa vuoi te la dà, ok? Anche le ragazze, le devote, le ragazze, anche le gopie, cioè Katyayani, anche Shiva. Perché? Per avere un buon marito. E Prabhupada dice anche ora, anche oggigiorno in India le donne adorano Shiva per avere un buon marito, che non significa avere un marito ricco, non dovrebbe significare, poi molte magari l'adorano in modo sbagliato. Perché Sati non ha un marito ricco, ha un marito che vive sotto un albero, non c'ha neanche una casa, però è spiritualmente elevato. Allora le ragazze pregano Shiva per avere un marito che abbia dei valori morali, sia spiritualmente elevato, e questo è, insomma, potremmo dire appropriato, anche se meglio che pregare per averne uno vecchio e ricco che muore presto, insomma. Il punto è che Shiva appunto svolge tanti servizi, tanti aspetti. Un altro suo aspetto è Gopishvara, lui è anche un aspetto del protettore delle gopi, ha dei templi in India come Gopishvara, è quello che protegge la danza rasa, insomma è veramente dappertutto Hare Krishna. Cioè, ma fondamentale per quanto concerne adesso questa spiegazione, questo particolare lila, è proprio il capire che lui è un servitore, è una persona meravigliosa, è un Vaishnava meraviglioso, estremamente sensibile, che si prende cura di tutti, è un Vaishnava, il Vaishnava perfetto, la sua Sampradaya, serve Krishna in tanti modi, lo serve anche come Shankara, serve da tutti tutto quello che vogliono. E il punto è, perché allora viene così vilipeso e offeso da Daksha? Perché Sati, che poi è figlia di Daksha, alla fine va e brucia se stessa, immola se stessa? Infatti Shiva ha quella posizione, Daksha che posizione? Daksha è un figlio di Brahma, un progenitore, è il progenitore per eccellenza, perché Brahma gli ha dato proprio la mansione, tu sei, come si dice, la testa di serie, sei il in pole position per generare progenie nell'universo, no? Daksha è una posizione elevata, quando arriva Daksha splende con più di 1000 soli, più dei Deva splende Daksha, non è uno qualsiasi Daksha, è veramente una personalità incredibile. Allora uno potrebbe dire, ma perché gli ha dato, se ce l'ha con Shiva, perché gli ha dato la figlia in sposa? Perché Brahma gliel'ha chiesto, Brahma ha chiesto a Daksha, dai, perché Brahma sa chi è Shiva. Brahma e Shiva sono i Deva più importanti dell'universo, fanno parte della Trimurti, cioè Vishnu, Brahma e Shiva, Brahma, Vishnu e Shiva, come di solito si dice, e per cui gli ha detto, dallo a lui,
tua figlia, Dakshayani, Sati. Ayani vuol dire figlia, no? Daksha, la figlia di Daksha. Però lui non è contento, lui non è contento perché non gli fa fare bella figura. Vabbè, adesso ne parliamo di questo. Comunque Daksha è una persona molto elevata, ha delle potenzialità incredibili, deve svolgere dei sacrifici, non dei sacrifici normali, deve svolgere dei sacrifici che sono poi i principi meccanici sulla base dei quali l'universo si sviluppa. Cioè l'universo non si sviluppa così. L'universo, sì, Brahma crea l'universo sulla base di impressioni precedenti, no? C'è una virata rupa, una forma universale precedente che gli viene impressa come dei ricordi, perché da dove le prende se no i ricordi? Se deve creare un universo che parta da dove è finito quello precedente, dove li prende i ricordi Brahma? Glieli dà Vishnu nella forma della forma universale, che diventa un po' sulla sua memoria, no? Diventa la sua memoria e la cognizione sulla base della quale le nozioni di cui lui è consapevole, sulla base delle quali crea il nuovo universo. Parte da lì. Però non è che avviene così, tac, tic, toc, tutto, crea fino, ecco, Brahma crea anche la formichina. Lui mette in moto il processo creativo, crea dei progenitori, crea attraverso dei suoni, delle dimensioni planetarie, poi c'è Vishvakarma che le lavora. Poi con i progenitori ci sono le diverse specie di vita che vengono fuori, Kassiapa, tanti altri. Daksha è il number one in questo senso. Allora, facendo questi sacrifici si mettono in moto delle energie universali. I sacrifici in altro non sono che il prendere, in ultima analisi, quella che è l'energia del Signore, l'energia di Vishnu, che lui concede a Brahma, concede a Shiva, anche, perché anche Shiva ha il potere che ha, è in ultima analisi il potere di Vishnu. Vishnu è il proprietario di ogni cosa, è colui che emana anche Shiva e che emana Brahma, no? Allora prendono il suo potere e lo attraverso questi sacrifici a fasi ulteriori, a fasi, lo manipolano secondo il volere del Signore per creare queste diverse specie di, vengono creati Deva, vengono creati dagli Uragas ai Kinnaras, ai Vidyadharas e i loro luoghi dove vivono, tutto questo attraverso sacrifici, capito? Il sacrificio non è una formalità, come potremmo dire, facciamo un sacrificio, andiamo, buongiorno, capito, una cosa così un po' formale. No, sono proprio dei meccanismi sottili che vengono, sono delle macchine, dei macchinari, ecco, questo è il termine, macchinari sottili che mettono in moto le energie universali. Daksha viene preposto con il sacrificio più importante, quello per iniziare. E che succede? Succede che, avendo anche questa posizione molto elevata, essendo figlio di Brahma, come fa a prendersela con uno come Shiva, che ha anche una posizione estremamente elevata? Perché? 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 Questo è quello che si chiede Vidura, no? Ma perché? Per quale ragione? La risposta è molto semplice. La risposta è Saduninda o Vaishnava Aparad, determinata da falso prestigio, da presunzione. Questa è la risposta. Tutto questo lila che noi leggeremo di Sati, Shiva, Daksha, eccetera, Nandi, c'è Briumuni, ci sarà di tutto dentro che verrà fuori una roba tipo videogioco qui dentro, cioè quelli che se ne tirano e controtirano dappertutto. Questa è tutta determinata da Vaishnava Parad. Tutto qui. Allora, Vaishnava Parad. Daksha offende un Vaishnava. E questo ci fa capire come anche una persona che abbia un'incredibile posizione elevata come Daksha, cioè che è figlio di, cioè Chaturmukha Brahma è un puro devoto,
Cioè, Chaturmukha Brahma è il capostipite della Brahma, della nostra Sampradaya, della Brahma Sampradaya. Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Cioè, è il figlio di Brahma. Cioè, cioè, anche lui con quella posizione, con l'associazione che ha, pensiamo che associazione ha, Daksha, che mica è un'associazione, cioè sono tutte le migliori personalità dell'universo, malgrado questa sua posizione, poiché della presunzione che deriva dall'essere, dal credere di essere il migliore, sono il miglior servitore di Brahma, sono il miglior figlio di questo, sono il migliore di questo, sono, ho queste qualità, eccetera, ho questo servizio o mansione, eccetera, la sua presunzione cosa fa? Gli fa fraintendere in maniera grossolana, la posizione di Shiva, che peraltro è una posizione conosciuta e rispettata da altri. Allora, questo Shiva è sempre situato sul piano di Vasudeva, Sattva Visuddham Vasudeva Sarbitam. Poi vedremo nel quarto canto ci sono le preghiere che Shiva fa, no? A Vishnu, sono bellissime, cioè si capisce bene come lui è Vaishnava, come lui è situato di coscienza. Infatti Sati lo sa, lei, abbiamo già detto, lei adora suo marito perché è una persona sempre situata sul piano della trascendenza. E anche se, avendo, perché se uno potrebbe dire allora che differenza c'è tra lui e Vishnu, c'è un contatto con l'influenza dell'ignoranza, e il contatto con l'influenza dell'ignoranza ogni tanto, ecco, come Prabhupada menziona, ogni tanto si adira o può succedere, infatti lui può essere facilmente soddisfatto e facilmente irritato anche Shiva, no? Si dice. Ma questo non significa che uno possa giudicarlo secondo canoni ordinari, è una personalità incredibile, cioè Daksha, una persona così illuminata, così, dovrebbe capire che anche il suo stesso corpo, fondamentalmente, viene anche in virtù del servizio che faceva come Shambhu nella creazione. Perché la Trimurti, Vishnu, Brahma e Shiva, sono il substratum, o diciamo il background, o il sostegno, sattvavan, sul quale tutte le forme esistono. Perché uno prende cura dell'ignoranza, uno prende cura della passione, uno prende cura della virtù, che sono le tre influenze che formano i corpi, che formano le forme materiali. Allora, uno non può esimersi da questo, non puoi divorziarti da Shiva o da Brahma o da Vishnu come corpo materiale, capisci? Perché adesso ti sostengono chi si prende cura della passione è Brahma, e se non c'è, tu non puoi avere un corpo che non abbia materiale, che non abbia l'elemento della passione, non puoi avere un corpo che non abbia l'elemento dell'ignoranza, puoi avere un corpo che non abbia l'elemento della virtù. Allora, perché i 24 elementi sono presenti ovunque, anche se in modi differenti. Allora, ed essi vengono generati dai tre influenze della natura materiale. Allora il discorso diventa che Daksha fraintende grossolanamente, cioè perde proprio la brocca, come si dice, perde la bussola, non, cioè come si fa a non capire la posizione di Shiva? Cioè è veramente incredibile, cioè non è sai lì perché sono insieme, pensa così in maniera ordinaria, non è così. Shiva è rispettato per la sua posizione da tutti gli altri Deva, non è che siano tutti illustri sconosciuti lì, sanno le posizioni, le conoscono. Ma questo cosa ci fa capire? Quanto la presunzione possa ottenebrare la mente, possa togliere la conoscenza, Mayaya Paritya Gyana, possa togliere la conoscenza reale. La presunzione è la brutta bestia, proprio la fama, la presunzione, come diceva Raghunath Das Goswami, cioè in ultima analisi il devoto deve vincere questo mostro, proprio questo cancro, questo fantasma, che è quello della fama,
Presunzione e fama, la stessa cosa, perché la presunzione, se uno è presuntuoso, essere presuntuoso e bearsi di se stesso senza che nessuno lo riconosca non è proprio appagante. Uno si mette di fronte allo specchio: quanto sei bello, quanto sei bravo, quanto... Allora, la presunzione, diciamo, riflessiva, così, non è molto appagante. Meglio se qualcuno ti riconosce per le qualità che hai. Allora la tua presunzione viene nutrita e cresce, capito? Allora, come la fama, il prestigio, sono sinonimi, fama, il prestigio, uno cerca il riconoscimento, il riscontro, l'imprimatur di questa sua presunta qualificazione o elevazione attraverso gli altri. Per cui qui abbiamo un Daksha che, per quanto sia molto elevato come persona, e fondamentalmente sia uno che poi alla fine non è cattivo, cioè non è un demone, non è uno messo male, però ci vorrà una bella batosta per capire, per rifarsi, insomma, per cambiare, come si dice, rotta a Daksha. Addirittura gli verrà tagliata la testa e avrà una testa di capra proprio, vivrà con una testa di capra. Per questo è con un'ingegneria genetica sconosciuta a noi, ma sicuramente possibile per grandi deva, e vivrà così. Per cui questa presunzione è il peggior nemico della vita devozionale, perché è all'opposto dell'umiltà. L'umiltà significa il non ritenersi migliore di altri, l'umiltà significa il non ritenere di essere indipendente e comunque di poter avere un riscontro autonomo della propria condizione e della propria posizione senza l'altrui benedizione, non riconoscimento, ma benedizione, cioè senza l'altrui, perciò l'altrui supporto, l'altrui aiuto. Il devoto non pensa sempre mai di essere autosufficiente. Questo senso di autosufficienza è problema nella vita spirituale. Il devoto che pensa di essere autosufficiente sbaglia, perché hai sempre bisogno di aiuto, sempre. C'è sempre bisogno di sostegno, di aiuto. E questo riverbera anche, per esempio, uno della differenza tra un Kanista Adhikari e un Madhya Adhikari, che Madhya Adhikari sente, cioè vede, non solo vede da un punto di vista filosofico, la differenza tra Dio, la Persona Suprema, i Vaishnava, gli innocenti, gli invidiosi, non solo vede questa differenza, ma la vede nel senso di prenderne rifugio, prende rifugio in Dio, la Persona Suprema, prende rifugio nei Vaishnava, particolarmente negli Uttamadhikari. Mentre un canista rimane sul piano autoreferenziale, un po' autoreferenziale, al massimo dice me il mio guru, me la mia, capito, o me la divinità nel tempio, io, cioè rimane self-supporting, come dice, crede di potersi autosostenere in questo senso, manca proprio quel senso di necessità dell'associazione e del supporto e del sostegno dei devoti in senso lato. Allora, questa differenza. Allora, Daksha, la cosa che scherzo gli fa la presunzione? Gli fa pensare di essere, io sono il figlio di Brahma, ok, mi ha deputato Brahma a fare questo sacrificio, basto da me. In un certo senso. Se vuole andare Shiva, che se ne vada chi vuole andare, cioè, capito? Avete bisogno di me, io non ho bisogno di voi. Ecco un po' questo tipo di mentalità. Infatti, quando adesso vedremo, poi verrà raccontata la storia senza
però lui se ne va, Daksha. Lui dice, ah, c'è questo qui, io me ne vado. Cioè, proprio la supponenza, la prosopopea, come si dice, l'alterigia, che spingono una persona a dire, io non ho, me ne vado, non ho bisogno di voi, voi avete bisogno di me, io non di voi, e se c'è questo io me ne vado, non faccio il sacrificio. Questa presunzione è un disastro. Qui bisogna stare sempre attenti nella vita spirituale. E questo perché porta un altro aspetto e porta proprio alla... è una forma di intossicazione, la presunzione. E qual è l'effetto degli intossicanti? Noi sappiamo che ci sono quattro qualità, no? E quattro qualità positive, quattro qualità negative. Quattro qualità negative di Kali Yuga, attività negative, distruggono le quattro qualità positive. Allora, la compassione. No, noi seguiamo quattro principi regolatori. Non mangiamo carne, uova e pesce, non facciamo sesso illecito, non prendiamo intossicanti e non facciamo speculazioni. Ok? Allora, quale di queste quattro distrugge la compassione? Quale di queste quattro? No. Gli intossicanti. Carne e l'austerità, anche se qualche volta è elencata in modo differente e si parla del mangiare carne anche nel senso di compassione, ma fondamentalmente quello che distrugge la compassione è l'intossicazione, perché l'intossicazione porta una persona a essere uno psicopatico, uno centrato totalmente su se stesso, sulla propria qualità, sulla propria situazione, sulla... Un intossicato di roba, diciamo così, ordinaria, non parlo di eroina, che ne so, di alcol, cioè vive un mondo suo, se è completamente ubriaco, magari c'è qualcuno che sta morendo lì o che ha bisogno di aiuto, non capisce, e tu è lì rimbambito perché è talmente assorto nella percezione di se stesso, nel dentro se stesso, che non riesce a vedere. Perché gli davano ai tedeschi nella seconda guerra mondiale, hanno creato l'anfetamina, cioè hanno creato i nazisti l'anfetamina, perché gli davano, gli impasticavano di anfetamina, questo qui non sentiva niente, cioè poteva andare a fare una strage, capito? È come la morfina, altresì non senti dolore, è tutto un sogno. Sì, cioè, si stanno ammazzando mio figlio e mia sorella, che ne so. Poi uno lì tutto fatto completamente, non si rende neanche conto. L'intossicante ti toglie la sensibilità. Ti toglie la sensibilità, la compassione, la percezione, la cognizione del dolore, la cognizione della situazione difficile. Te lo toglie. Questo è il problema. Allora, anche l'orgoglio, che è una forma di intossicazione, o la presunzione, ti tolgono quella percezione e uno trova una posizione di isolamento, cioè, e pensando in qualche modo di essere autosufficiente, autoreferente, auto così, e vive una situazione di questo genere. E allora, talmente, in maniera talmente accentuata, nel caso di Daksha, che la figlia gli si ammazza davanti. La figlia, cioè, che un padre dovrebbe essere affezionato a una figlia, lui lo sa, perché lui è intelligente, cioè non è uno sprovveduto. Si è fatta, ma io non avevo immaginato che... Ma come non immagini? Cioè, qui parliamo di un prajapati, di una persona che sa come stanno le cose, capisce molto bene la condizione di sua figlia. Quando Sati andrà alla cerimonia, lui lo vede che lei sta soffrendo enormemente, ma lui è, come si dice, è indurito, è insensibile, anche vedendo la sofferenza di questa figlia davanti. Perché? Perché è intossicato, proprio intossicato dal suo orgoglio, dalla sua posizione, dalla sua dalla clac, che come si dice, la clac,
certo, non voglio dire, sono esseri celesti, saggi, non nel quel senso, con tutto rispetto, ma da coloro i quali lo stanno glorificando per quello che sta facendo. E lui è intossicato da questo ed è diventato insensibile, ed è per questo che viene punito in modo così terribile, per curarlo, perché Shiva anche, alla fine, quando lui gli offre delle preghiere, lui gli offrirà delle preghiere a Shiva, dopo la testa di capra, però, cioè, e Shiva le accetta benevolmentemente, senza nessuna, come si dice, hold grudges, senza nessuna, come si dice, hold grudges, senza tenere, senza rancore, grazie, senza rancore, non prova più nessuno, questa è Shiva. Ah, anche gli ha fatto sì che la moglie, dopo lui, senza rancore, va bene, senza alcun tipo di rancore. Questo è un Vaishnava, perché qual è la qualità del Vaishnava, del Brahmana, fondamentalmente del Vaishnava? È il forgiveness, no? È la capacità di perdonare senza serbare rancore. Allora, per cui questa è proprio, per concludere, una vicenda che si svilupperà per proprio farci capire a cosa può portare il Vaishnava Aparad, da cosa viene generato il Vaishnava Aparad, cioè l'offesa al Vaishnava, e come evitare che ciò accada. Questo è, e questo gli verrà risposto a Vidura, che è molto, molto ansioso di sapere. Ok, ci sono domande o commenti? Kailash, sì. Beh, noi non vediamo se tu vai anche su Kailash. Cioè, noi non vediamo neanche il monte Sumeru, qui ci sono, c'è Brahma sopra, ci sono le, cioè, non è che vai lì, ti prendi una piccozza, due scarponi con i rampini, capisci? Fai alla, come si chiamava, Hillary, quello che ha scalato l'Everest, o Metzner, quello nostro, alla Metzner vai su Kailash, perché c'è il monte in India. Se vedi Shiva lì, come se vai a Badrinath e vedi Naranarayana, non li vedi, c'erano le morti, però non li vedi, o vai a trovare Vyasadeva da qualche parte. Ovvio che uno deve avere gli occhi per vederli, uno non vede neanche, non vediamo neanche le nostre menti, per cui ovvio che se vuoi andare a vedere Shiva con le diottrie, come si chiamano, anche se c'hai 10 decimi o 20 decimi non lo vedi, è il principio del premangiana churita bhakti vilocanena, quello per Krishna, per vedere veramente chi è Krishna devi vederlo con gli occhi del cuore, per vedere anche queste personalità eccetera uno deve elevarsi più sul piano della virtù, deve essere un brahmana elevato, può avere la percezione dei deva, può avere la percezione delle entità sottili, cosa che in Kali Yuga appunto non è molto diffusa, anche perché uno vedrebbe un sacco di brutta gente in giro, perché Kali Yuga è popolata molto da preta, buta, rakshasas, ci sono, quando si sente questa gente che dice ma io sono stato spinto, cioè, il punto è che sono entità sottili che possono possedere a un certo punto anche oggetti inanimati in certi casi, nell'elettricità possono vedere, o possono possedere dei corpi di qualcuno. Quando qualcuno dorme, drawling, come si dice, gli casca la saliva, qualche volta vuol dire che c'è un tentativo di scalata al suo corpo da parte di qualcuno,
Cioè, ma vediamo anche la moda, la musica, le rave, questi qua, chi c'è? Vabbè, questi ormai saranno considerati da vecchi, questi qui, come si chiamavano? I Kiss, questi qui, o tutti, anche tutti quelli pieni di piercing, così, e quelli che si fanno da dove prendono l'ispirazione? E ci sono una serie di forme sottili che girano, che per fortuna non si vedono, se no uno la notte va a dormire, capito? Non dormire con lo scafandro, cioè tutto coperto di mantra, di santini, cosa fa? Cioè, perché se no avrebbe problemi. Comunque, ci vuole gli occhi per vedere le cose. Certo, una persona qualificata, per esempio, solo in Dwapara Yuga i Deva venivano sulla terra, uno li vedeva. Certo, non è che era come dire buongiorno commendatore, come sta lei oggi? No, non è che camminavano per strada così, capito? Come va lì su, come va lì giù. No, però venivano, cioè c'era un sacrificio, scendevano, no? Capito? Li vedevano che le persone erano più elevate, ancora più in Treta Yuga che dire in Satya Yuga. Adesso no, adesso perché, ed è anche una grande fortuna, perché se uno dovesse vedere queste cose, cioè subito si incuriosisce, subito va a vedere e perde di vista il fine. Il nostro fine in Kali Yuga dovrebbe essere dedicarci a Krishna, dedicarci al santo nome, dedicarci al Bhagavatam, al servizio devozionale. Questo dovrebbe essere, dare proprio... Vediamo che siamo distratti anche dalle stupidaggini, siamo distratti da tutto, attratti dallo sport, l'arte, i film, o il cinema, come si chiama, la movie, quello, quell'altro. Tante distrazioni in Kali Yuga, la cultura cosiddetta, capito? Figurati se girasse un Deva, tutti appresso col microfono, col telecamera, dov'è il Deva? Cioè, che ci dice? Capito? Dove va? Ma che cosa pensa del governo Monti? Capito? Durerà? Capito? Cioè vanno così, la gente va così, la borsa regge, capito? Cioè vanno così, la gente è così. Ci può dare qualche benedizione, stabilizzare la nostra moneta? No, poi ma venga da noi, cioè noi siamo italiani, no? Noi siamo americani, noi siamo iracheni, questi sono tutti pazzi, cioè la gente che viene a fare un Deva? Mica ha a che fare con un italiano, che gli interessa dell'Italia, al Deva, cioè o dell'America, o dell'Iraq, o di Monti, o del musulmano, o del cristiano, non interessa, o dell'indù, capito? Non interessa niente in questo senso, o del parsi, o del giudio, o dello zoroastriano, ho già detto parsi, non interessa niente. Ovvio che ha una visione superiore, non così connessa alla forma esterna, no? Per cui, e noi saremo tutti molto confusi, per cui va bene così, Hare Krishna. Per cui c'è stato un bergamasco che a 80 anni è andato, su quale montagna? È andato a 8000 metri, un bergamasco. Vero, eh? Ha scalato, cos'è? Il K2 è andato. Se non mi ricordo, ma si può cercare su internet, lo vedrete sicuro. 80 anni, ha scalato, è andato su. Cosa ha fatto quando è arrivato? Ha detto, avevo un po' d'appetito a 8000 metri, si è mangiato un cacciatorino, un salamino si è mangiato, perché ha detto, roba da morire, cioè da lasciare il corpo lì. Questo ha resistito, tutta la gloria ai bergamaschi, che si vede che hanno una tempra fisica eccezionale. Questo qui è vero, a 80 anni, è andato a 8200, non so come è andato su, ha resistito. Tutte le guide pensavano a questo, che facciamo il funerale, cioè strada facendo, ce l'ha fatta. E cercatelo magari, me lo cerco anch'io, per mia curiosità, l'ho letto un paio d'anni fa. Intervistato, ha detto, mi ero portato due, è andato a 8200 metri. Forse è andato sul Kailash addirittura, non so se sul K2 o sul Kailash.
Sì, è andato su, forse è proprio su. Non lasciano scalare. Va bene, insomma, non era il Kailash, insomma era lì, sarà stata una montagna, sono tutte montagne sacre lì, insomma, cioè lì non è che... ma è andato su per mangiarsi un salame questo qui, cioè, ma siamo fuori, cioè, perché si è tolto la soddisfazione, come quello che arriva nello spazio a un altro 78 anni, astronauta nello spazio per vedere la Terra. Ma che serve? Che cosa? Se la tua motivazione è quella che determina la visione che hai, la capacità di vedere. Per cui noi, se vogliamo veramente vedere il Signore Shiva, vedere anche Kailash, lo possiamo vedere anche da dove siamo, se abbiamo la visione giusta. Possiamo vedere anche il Monte Sumeru, possiamo vedere il Bhumandala, quello che vogliamo, che non vediamo al momento. Dipende da là. E francamente non dovrebbe interessarci più di tanto, quello che dovrebbe interessarci è vedere Krishna, face to face, come diceva Srila Prabhupada, o meglio ancora essere visti da Krishna, perché del modo in cui serviamo. È perché ci vogliono dei sensi, c'è una quarta dimensione nell'universo lo strumento tridimensionale non recepisce, non individua. Non puoi... Per esempio ci sono degli animali, dei serpenti, che vedono solo le cose in movimento. Non riescono a vedere le cose ferme. Infatti l'avevo visto su un film, mi sembra Itosha o qualcosa del genere. No, quello era un altro. Comunque, c'è sto serpente che arriva... Ci sono un sacco di rannocchioni, sono tutti lì a rospi, rosponi giganteschi, anche qui anche il serpente è bello grosso. Quando sentono che arriva, tutti fermi. Ho visto su questo documentario, tutti fermi. Stanno tutti così. Non muovono niente, neanche gli occhi. E il serpente gira, e non... poi qualcuno si vede che non ce la fa, lo acchiappa subito. Appena si muove, appena fa un clock, una cosa del genere, o insomma gli viene da starnutire o da respirare a un rospo, se lo mangia subito. Allora, perché? Perché la sua visione, cioè adesso io non chiedermelo dal punto di vista biologico, perché non potrei descriverlo, fisiologico, ma ha qualche cosa che l'occhio non vede, una cosa se non si muove. È come noi, allora noi i nostri occhi non vedono gli aspetti più sottili della materia, come Kanmano Buddhir, non li vediamo, non riusciamo a vedere il falso ego, possiamo vederne gli effetti del falso ego, della mente, dell'intelligenza, ma non riusciamo a vederli con questo tipo di occhi. Abbiamo la potenzialità per vederlo. L'occhio della mente o il sesto senso, che ha chiamato così, o l'intelligenza, ma non riusciamo a svilupparlo, perché se no diventerebbe un... Ma non è neanche necessario. Per noi è importante sviluppare l'occhio del cuore, cioè gli occhi del cuore. Questo è quello di importante. Per il resto, e non fare offese, impegnarsi in coscienza di Krishna, eccetera. Che appena avessimo qualche cosa, uno c'ha qualcosina di più, un piccolo poterino mistico, che diventa subito presuntuoso. Pensa se tu potessi avere un po' di isita, vasita, prapti, un po' di potere mistico così, ci resti in sankhita, prendi il libro, quello, me lo dia anche un po' di più, capisci? Lo useresti, vedi? Lo useresti, direi di sì. Però non si dovrebbe fare. Allora è per questo che in Kali Yuga accontentiamoci della nostra miseria dal punto di vista di capacità materiali, perché è una grande ricchezza. Veniamo benedetti dagli Acharya, anche dal Signore Shiva, veniamo benedetti da Chaitanya Mahaprabhu. Shiva è grande devoto di Sankarshan, sempre il serpente che è intorno al collo, quello è Sankarshan. Lui adora sempre Rama, Sankarshan. Preghiamo il Signore Shiva di essere umili Vaishnava
e di far sì che il principio del Rudra, che nel, del falso ego, che nel nostro cuore venga, si abbassi sempre di più per poter servire Krishna meglio. Ecco, questo possiamo pregare Shiva per questo. Possiamo pregare Ganesh perché ci dia successo nel servizio devozionale, non per sfoggiare, ma per vincere i nostri desideri. Si può. Bene, altre domande? O ci sono risultati? Ecco i risultati. Domande no. Ci la provo pratici. Jai. Allora. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abbiamo 10 risultati. Con due ma Nandalal Prabhu ki jai. Con 10 medi e due ma c'è scritto anonimo. Anonimo ki jai, che ne so, dobbiamo dire se è qui tra di noi o ci sta sentendo. Hare Krishna, grazie, grazie anonimo. Ce ne fossero altri. Con 16 medi Bhaktin Roberta ki jai. Con 9 Maha, Genova, come Genova è Genova, che è il gruppo di Genova. Gruppo di Genova, chi jai? No, chiedevo, potrebbe essere anche un nome. Ginevra, per esempio, è un nome. Allora, con 41 medi e 2 Maha, Bhakta Mauro Prabhu Kijai. Con 59 medi e un ma, Vasudeva Datta Prabhu Kijai. Con 24 medi e 26 ma, Arideva Prabhu Kijai. Con 54 medi e 13 ma, Vatsalya Ras Prabhu Kijai. Con 84 medi e 2 ma, Vaijayanti Mataji ki jai. E con 154 medi e 8 ma, la reception del Govinda, che praticamente consta di Krishna Ragini e di Janava. Giusto? Voi due. Con 154 medi, 8 ma, reception del Govinda ki jai. Hare Krishna. Per un totale di 442 medi, 65 ma, 507 letterature di Srila Prabhupada. Sankirtan Jagya ki jai, Srimad Bhautam Granta Raj ki jai, Shinita Igor Premananda. Oggi darà la lezione Dayanidhi Prabhu e da espertissimo devoto del Sankirtan qual è, cercherà di incoraggiare, penso, i nostri ospiti a fare un po' di Sankirtan 16 ulteriormente, e voi dategli tutto l'aiuto e speriamo che oggi vadano un po' più di buste di libri oltre che di presada. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna. Anche Dana, Mataji ha fatto il suo risultato. Elena, Dana, dove sono i risultati? Giusto, mancano. Francesco, e manca un sacco di gente. Com'è questa storia? Vabbè. Allora, Dana, how many books you gave? Quanti libri hai dato? No, dillo a me, dillo, lo dico io poi. Eh? Con 50 medie, 3 ma, Dana Mataji ki jai, arrivo! Anche un ottimo risultato. E Bhakti Elena, quanti? Con 30 medie, Bhakti Elena ki jai, arrivo! E Bhakta Francesco? Ok, un totale vuol dire 37 medi e 22 ma, Bhakta Francesco Prabhu ki jai.
Eh no, è incoraggiante, sono 100. Sono 100. Mi ridate il. Che numero c'era lì? Ananda Vardana, che numero c'era di totale? 507. Se aumentiamo di 59 più 53 più 30, 87, 90, 140. Sono 643 letterature di Srila Prabhupada. Una bella differenza, altre 130, 140 anime salvate. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.